oggi sembra Natale. Non perché ho un nuovo rettile. Cioè, effettivamente ne ho tre. No. Yeah. Ciao ragazzi, benvenuti, anzi bentornati qui ad 11 Giga. Nel video di oggi abbiamo tre nuovi rettili, ve li faccio vedere e poi piano piano ne parleremo. Uno in particolare ne parleremo in un video specifico, molti di voi ovviamente sapevano già che sarebbe arrivato, direi che è ora di non perdere altro tempo. Tutti e tre questi splendidi rettili arrivano dagli amici di EdiGeckos. Tutti i loro link sono all'interno della descrizione e poi invece nella sezione dei commenti trovate anche tutti i video che abbiamo già girato con loro. Come vedete abbiamo due gechi leopardini e un gecko ciliatus. Questo gecko leopardino ovviamente è stato il regalo di EdiGecko e faremo un video poi dedicato, quindi per ora lo mettiamo da parte. Invece eccoci qua con altri due rettili. Il primo, questa splendida femminuccia di gecko leopardino Afghan Tangerine, nata il 6/04/2020. E poi invece abbiamo questo bellissimo piccolino, questo fantastico gecko ciliatus, che appena ho visto me ne sono semplicemente innamorato. È a dir poco stupendo e il motivo per cui ho voluto prenderlo è perché è un tiger. Questo piccolino è fuori di testa, ma è ovvio. Dopo 40 minuti di macchina non vedeva l'ora di uscire, di tornare alla libertà. Ed eccolo qua, come vedete è bellissimo. I tiger sono, o quasi meglio direi, un brindle quasi come tratto. No, chiamiamolo tiger, diciamo tiger come morph. È a dir poco stupendo ed ha questo fantastico partial pinstripe al sì e no 50%. E come vedete è anche super attivissimo. È piccolino, è nato a maggio 2020, ma è semplicemente stupendo, davvero. E quando l'ho visto ho detto, niente, lo voglio assolutamente. Oh, dove vai? Tontolino, vieni qua. Ok, l'abbiamo recuperato. Ok, ora andremo anche a sistemarlo. Lo andremo a mettere all'interno di uno dei box che uso per i baby, perché ovviamente lui è ancora piccolino. Gli daremo un pochino di tempo per potersi adattare. I ragazzi di EdiGecko mi hanno confermato che mangia già i grilli, il che si vede perché sta crescendo tantissimo, ma davvero è semplicemente stupendo. Ovviamente non so se sia maschio o femmina, questo lo scopriremo nel tempo. Direi di rimetterlo al volo dentro e voilà, sempre se ci sta, perché dentro, no, fuori, dentro, dentro. Ok, vieni qui, torna qua, 1 2 3, stop, dentro, chiuso, chiudo. Ricatturato il nostro Pokémon e passiamo invece all'Afghan Tangerine del 6 aprile 2020, dovrebbe essere una femminuccia, anche qui ne saremo più sicuri più avanti nel tempo. E anche questo gecko è a dir poco splendido. Ora ovviamente ci sta che la piccolina sia un pochino impaurita e spaventata, perché anche lei comunque si è fatta un bel po' di strada, ovviamente la stessa strada, dato che siamo venuti insieme dallo stesso punto. Mi piace davvero un sacco con questo pattern così, senza neanche gli spot sulla parte del corpo. E guardate poi che occhioni fantastici. Semplicemente bellissima. Anche lei ovviamente andrà sistemata all'interno di un terrario per lei inizialmente, per lasciarla un attimino tranquilla, e dopodiché invece troverà la sua nuova casetta e la sua nuova sistemazione. Ora non voglio stressarla troppo, quindi una volta che vi ho fatto vedere e che insomma l'abbiamo vista e abbiamo visto quanto è bella, li andrò semplicemente a rimettere all'interno dei loro nuovi box. Ed eccola qua,
sistemata all'interno del vecchio terrario di Smiley, che come vedete ha la fibra di cocco, eccetera, 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 il suo sfondo in 3D. Questo era il terrario in cui c'era prima Smiley, quindi è stato ovviamente ripulito e rimesso tutto a nuovo proprio per lasciare a lei un pochino di tempo, dato che ora si sta andando giustamente a nascondere, perché dirà: dove cavolo mi hai messo? Ora ovviamente è il momento, il tempo di lasciarla tranquilla e di vedere che cosa ovviamente farà proprio per farla stare al meglio. Molto bene, siamo tornati. La nostra Afghan, di cui ancora non ho idea di che nome potergli dare, è sistemata all'interno del suo terrario ed ora invece passiamo a quest'altra meraviglia, il cui nome al momento ho un'idea, però vabbè. Il nome è Oneidryu, che avete presente quel melone bianco? Ecco, in inglese Oneidryu è proprio lui, così abbiamo fatto anche un minimo di lezione. Vieni bellissimo, e la miseria, ma dove sei finito? Ma dove vai? Dentro, dentro, e voilà, anche lui sistemato. Sta dando un po' di matto, ma ci sta alla fine. È entrato nella sua nuova casetta, gli diamo una bella spruzzata e intanto lui si sta chiedendo perché io sono ancora dentro qui e non sono. Lo so, ma non ti preoccupare. Presto, tra pochi secondi. Adesso gli diamo una bella spruzzatina invece a questo e lo andiamo a sistemare. Intanto, già che ci sono, vi do anche un piccolo aggiornamento sugli ultimi piccolini. Questo qua è CH005, che è in muta, quindi eviterò di rompergli le scatole, mentre CH006 è dentro qui e mangia come un maialino. Vieni fuori e voilà. CH006, quello che vedete qui, praticamente un 97% partial pinstripe. Come vedete, mancano giusto due piccoli puntini ed è ovviamente un Harley Quinn, che adesso è in Fire Down, ma quando va in Fire Up diventa davvero splendido. Penso che questo lo terrò come secondo all back insieme al bellissimo Odin, ma non ne sono sicuro, ancora non lo so. Vedremo ovviamente quando crescerà. In questo momento lo vorrei davvero tenere come old back per magari vari altri progetti o per lavorare a qualcosina, perché è a dir poco fenomenale. Ovviamente molti più aggiornamenti li troverete sulla pagina di Sticky Morse, che vedete proprio lì. Seguiteci perché c'è davvero tanto. E poi ovviamente abbiamo tante sorprese in arrivo più avanti. Per ora ci sono un po' di cose segrete che riguardano sia i ciliatus che molto altro. E voilà. Ah, come sono contento. Natale ogni giorno ad 11 giga. Beh, insomma, che dire, anche oggi direi che ci siamo portati a casa qualche animale nuovo e è a dir poco fantastico avere la possibilità di poter portare avanti questa fantastica passione e soprattutto avere la possibilità di poter condividere tutto questo con voi, e ovviamente voi siete un'enorme parte di tutto questo e vorrei ringraziarvi, quindi grazie. Davvero, spero che questi contenuti, spero che il canale YouTube di 11 Giga vi piaccia. Come vedete, stiamo cercando di portare contenuti sempre diversi, in modo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da poter imparare, da poter vedere, a cui potersi appassionare. E alla fine della fiera penso che questa sia la cosa più importante che ci sia, la voglia di condividere questa passione. È la cosa. Ovviamente vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi ad 11 giga per due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, e noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video.